Signori, benvenuti in questo nuovissimo video reaction. Oggi torniamo a fare un format che non portavo da un po' di tempo. Penso solo di essermene dimenticato, ma torniamo a reagire a quelli che sono i video nascosti del mio canale, quelli privati che nessuno può vedere, chiaramente a parte me, ragazzi. Quindi oggi ne avrete la possibilità. Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione trovate i social e di iscrivervi al canale perché è bello farlo. Partiamo subito. Eccoci qua, raga, primo video a cui andiamo a reagire. Un video registrato ed editato con il telefono. Siamo su Goat Simulator, ragazzi, da telefono. Cioè, proprio la qualità di questo video non sarà proprio il massimo. Però, le visualizzazioni, raga, 178 visual. Come ha fatto a farmi 178 visual a sto video, raga? Cos'è sta? Madonna, l'audio, raga. Perché poi, chiaramente, reccando da telefono, non era l'audio del telefono. Era l'audio del telefono registrato col microfono esterno del telefono, quindi... Bello. Ok. Ma tu sei quindi... scemo. Vabbè, e questa è l'intro del video, ragazzi. Molto bello, devo dire la verità, eh. No, scherzo. Allora. Ok. Non so quante meme di Vittorio Sgarbi che urla capra metterò, ma sappiate che ne metterò tante. Guarda la cam che vibra tipo un sacco. Aspettatevi tante di quelle clip di Sgarbi incazzato, ovviamente tante che non ne avete proprio idea. Ok, perfetto. Guarda anche il bambino che c'ho sul mento che riposa. Oggi sono una capra. Capra ignorante. Chiaramente anche il mio. Allora, ragazzi, sono io. Madonna, raga, che cringe comunque. Bentornati nel mio canale. Oggi siamo in un gioco un po' strano, vai, a dire il vero. Perché ottimo, perfetto. Siamo su Goat Simulator, che sarà... Madonna, raga, quante erano lunghe le intro. Devo saltarla sta roba. Guarda, Angelo 05. È il simulatore di capra. Capra ignorante. Ok, di nuovo, chiaramente, per non essere ripetitivi. Grande. Bello. Molto questa bello. Roba. Non c'è una musica di sottofondo, non ci sta una mazza. Ok. Madonna, raga, le musiche del 2016. Queste erano quelle tipo di Kevin MacLeod, ma non so come si pronunci, raga. Quelle musiche che tutti abbiamo sentito almeno una volta nella vita, raga. Che avere troppo una brutta grafica, allora. Non sembra avere una brutta grafica, no. Iniziamo. Cioè, raga, la mia PS2 faceva di meglio. Subitissimo a vedere un po' cosa c'è da fare in questo gioco. C'è una capra con... una lingua che gli esce dal naso. Cos'è sta roba? I silenzi tutti non tagliati, raga. La cam del telefono che gli finiva il dito davanti. Ma che cazzarola è sta roba? E questo è il primo frame del gioco. Quanto farà? 2 frame? Per secondo? 2 fps? Ma? Madonna, che lag, raga. Poi c'è un rape nell'audio con qualcosa di allucinante. Bello. Sono morto. Ma va? Muori. Ma che poi Goat Simulator, raga, era tipo il gioco più esatto, beh, guarda, più buggato del mondo, raga. Si è buggato. Le parolacce che Ange chiaramente non ci censurava perché YouTube prima era un bel posto. Dentro si è buggata dentro la recensione. Olè, andiamo. Bello, vediamo un pochettino cosa c'è da fare quinto. Guarda tutta la cam che trema. Ma che è, raga? Dai, prossimo video perché qua sto vomitando. Prossimo video a cui vi voglio far reagire, ragazzi. Si chiama Jack in stato di arresto. Let's play Dexter episodio 1. Allora, qua c'è da aprire una piccolissima parentesi, ragazzi. Dexter è uno spin-off della mia saga preferita, che è Jack and Dexter. Solo che diciamo che io ho deciso di portarlo un tantino in ritardo, se facciamo conto che il gioco è del 2009 e il video invece è stato registrato nel 2021. Però meglio tardi che mai, ragazzi. Questi video sono comunque storie del mio canale. Per fare capire, ah, è vero, poi c'è tutta l'intro. No, raga, l'intro da salto, vi faccio vedere direttamente il gameplay perché sennò dura 3 anni il video. Che accetti? Ah, no, sempre l'audio registrato. Però erano più comodi da registrare questi video perché non c'era la cam. Eccoci qua. Madonna, overlay. Signori miei, dillo. Benvenuti. Questa è la prima volta, raga, in tutto il canale che ho usato signori benvenuti. Questa è stata la prima volta che ho utilizzato la mia attuale intro, raga. Perché prima dicevo, facevo ogni video un'intro diversa. Tipo il video prima di questo. Ciao. Esatto, capito. Facevo ogni video un'intro diversa. Però questo è stato il primo video in cui ho fatto la mia attuale intro, raga. Io comunque, ho giocato questo gioco, raga, ma non l'ho finito mai. Perciò sono arrivato. L'hai finito con questa serie. Tanto è vero, raga, è incredibile. Comunque, per i nostalgici, perché io sono sicuro che c'è qualcuno di nostalgico, raga, che si passava le giornate nel 2016 a guardarsi i walkthrough dei giochi. Raga, se volete la metto pubblica questa serie, ve lo giuro. Anzi, la metto non in elenco e vi lascio il link nel commento pinnato. Farò così. Stavolta lo faremo insieme, signori miei. Perciò, ok, via. Guarda la velocità dell'emulatore. Madonna, raga, che roba. Madonna, raga. Però erano veramente belli.
Chissà quanto hanno di watch time sti video, 2 minuti tipo. Ah, voglio farvi vedere questo qua. Questo qui è forse uno dei video più belli che ci siano privati sul mio canale. E c'è veramente pochissimo cringe, raga. E non sto scherzando, c'è veramente poco cringe. È GTA San Andreas in real life. Questo l'ho registrato con Giulia, che era ai miei tempi una grande, grande amica. Poi ci siamo un pochettino persi, però comunque siamo in buoni rapporti, raga. Ed è stato veramente, veramente un bel video. Vai. Tra l'altro recato davanti all'ospedale abbandonato che c'è da me. Quando verrai massacrato. Raga, era perfetto. Aspetta che sposto la mia cam, vi faccio vedere così. Vai. Cioè, guarda, madonna, raga, 2 frame, ve lo giuro. I passi, no, i suoni dei passi non in sync. Madonna. Mamma mia, ragazzi, che casino. Il salto. Cos'è sta roba? Cosa sono i... Ah, i passi non in sync sono forse la parte più cringe del video. Ok. Anche il respiro messo dopo in post editing, raga. Questo è veramente cringe. Però il video è fatto bene. Lì che spawna lei. No, raga, incredibile. No, raga, veramente bellissimo sto video. Perché più che ci abbiamo messo veramente un botto per farlo. Che per le riprese e tutto. Questa è lei. Sempre i passi non in sync. Mega, tra l'altro, molto alti. Ok. Con la musica, questa musica che sentite, quella del supermercato di GTA Vice City, raga. Cioè, proprio tutto on point, ve lo giuro. Madonna. Che bei tempi però, eh. Perché capito, ancora non avevo lasciato la scuola, quindi lo facevo letteralmente solo per puro divertimento, perciò portavo letteralmente quello che mi piaceva. Madonna, raga. Ora c'è la scena con il dialogo. Questo suono che sentite sono delle auto di GTA, raga. Madonna. Che figata però. Non lo guardavo almeno da 6 mesi, raga, che non guardo sto video. Mi dà delle vibes assurde. Guarda, ogni volta che tipo io, perché c'ero io che li prendevo dietro con il telefono così. E ogni volta che camminavo chiaramente tremava il telefono, se guardate. Ogni volta che si vede il telefono tremare è perché io faccio un passo in avanti. Questa roba è assurda. Madonna, polizia. Ma poi la polizia non ricorda, cioè capite, la polizia è messa così senza neanche un messo, raga. Madonna, raga. Lei che scappa. Raga, la camminata sul muro, vi prego, qualcosa di incredibile. Perché poi è vero, nei giochi vecchi di GTA, quando tipo si mettevano a correre appiccicati a un muro, continuava l'animazione del passo nonostante il personaggio fosse fermo. Questa roba era veramente un po'... No, raga, le urla sotto sono qualcosa di incredibile. No, raga, è fatto da Dio. Raga, bellissimo. La macchina messa da impostetico. Non ce la posso fare. Noi che corriamo via. Ora esplode se non sbaglio. Che cazzo, raga. Senza motivo. Ecco, questa era forse l'unica parte un po' cringina del video, raga. La macchina messa col green screen. Però, anche questo video è stato inviato totalmente da telefono, ragazzi. Quindi, cioè, apprezziamo l'impegno, cioè. Non è scontato fare una roba del genere dal telefono, secondo me. Wasted. Così, finisce così, ragazzi. Ok, raga, vi faccio vedere anche questo qua, che è l'ultimo, che è un video molto molto breve, dura letteralmente 30 secondi, ok? Se avessi doppiato Cars, questa è una cringiata assurda. Guardate fino alla... Che poi tra l'altro lo postai su TikTok e fece, non lo so, qualche 5.000 views. Ecco, ci siamo. Cioè, io che faccio la voce di Saitama, quindi questa roba assurda. Velocità. Solo okay. Velocità. Oh, posso dire che il doppiaggio era veramente on point, però. Un po' cringe, perché era cringe proprio la situazione, però era veramente on point. Un vincitore? Cioè, raga, memoria, eh. Io so il film di casa, è tutto a memoria, ve lo giuro. 32 perdenti. Tutto. I perdenti io me li mangio a colazione. Chiaro. Ah, è fatto da Dio, raga, però, Colazione. Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, resta concentrato. Esatto. Velocità. Madonna, raga, che bello. Sono più che rapido. Sono una saetta. Ehi, saetta, sei pronto? No, Mac, non rompere il c***o. Ma... Popo, Mac, ragazzi, a Gela si dice succutato, ok? Letteralmente, raga, Mac ucciso. Capita, ragazzi, molto divertente, però, a parte, vabbè, il termine scurrile. Purtroppo, ragazzi, YouTube poco fa ci limitava molto meno. Comunque, ragazzi, questi erano alcuni dei miei video privati del canale. Spero che questo video vi sia piaciuto. Tra l'altro siamo quasi a 50.000 iscritti. Spero di arrivarci prima del Romix, perché questo video lo sto registrando prima del Romix. Nel dubbio, continuate a iscrivervi. Cazzo!
Scusate, ciao raga. Ciao, ciao. Raga, ci vediamo alla prossima. Spero che questo video vi sia piaciuto. E niente. Ciao.